Pronti qui Francesco Brasco, dove siamo? Siamo a Malo, ai Cinque Sensi, dal nostro amico Morgan Pasqual, chef naturalmente inventore di questa giardiniera di Morgan. Poi ci sono le giardiniere di famiglia, ma spieghiamo tutto. Allora, intanto ben trovato Morgan con room21.it. Grazie a te Francesco dell'opportunità di essere venuto qui a trovarci. Allora, raccontaci un po' di te, perché tu sei nato come chef, come cuoco, e poi hai deciso a un certo punto, hai visto che ti venivano bene queste conserve, ma grazie anche allo zampino di tua moglie Luciana, dobbiamo sempre ricordarlo. Senza ombra di dubbio, Luciana è onnipresente, ma lo sto dicendo in maniera positiva, perché poi magari può essere interpretata in maniera diversa. Sì, è vero, io come dire nasco cuoco, ho sempre professato cucina per tutta la vita. Qualche anno fa, oramai sono passati una decina d'anni, mia moglie mi invitò a preparare qualche vasetto di giardiniera perché i clienti lo chiedevano alla tavola del nostro ristorante, e da lì, come dire, abbiamo ricevuto una serie di stimoli, come di mai? Spunti. Come mai è esplosa questa giardiniera? Cioè è una giardiniera di qualità, devo dire, no? Ma allora, la giardiniera che attualmente produciamo, come quella che producevamo 10 anni fa, è una giardiniera che fa del dettaglio l'ingrediente principale, dove abbiamo una cura maniacale nella materia prima, grazie ai nostri soci di Oppo Veneto, che ci conferiscono le verdure che vengono coltivate in un regime di attenzione alla biodiversità. Taluni soci conferitori sono certificati biologici, e quindi questa è la base di un lavoro estremamente dettagliato che poi continua qui da noi in laboratorio. Ed è tutto prodotto veneto, del nostro territorio. Ed è prettamente veneto, c'è qualche socio anche in Trentino, lo dobbiamo dire, vabbè, perché insomma, come magari, dire, non vogliamo esasperare questa cosa del chilometro, c'è qualche associata che viene anche dalle regioni limitrofe. Va bene, siamo nell'area della grande Veneto. Del grande Veneto, del nord-est operativo, voilà. Ecco, questo qui è insomma prodotto, diciamo, veneto, territoriale, prodotto con ricette che invece vi siete inventati voi, sì, oppure sì. È la ricetta classica della giardiniera? Ma allora, la giardiniera, noi siamo la famiglia delle giardiniere, le giardiniere sono declinate in 5 ricette, siamo partiti con quello che attualmente è considerato il nostro classico, la giardiniera di Morgan. L'innovazione sta nel fatto di aver prodotto una giardiniera molto fresca, aromatica, senza l'utilizzo di cipolle o sedano, per valorizzare quello che era l'impatto aromatico del finocchio e della carota, che dà una dolcezza naturale. Questo piccolo segreto di Pulcinella ci ha portato ad avere una giardiniera H24 365 giorni all'anno, quindi una giardiniera che non necessita abbinamenti, ma che negli abbinamenti sta molto bene perché è molto garbata, molto gentile, che dovrebbe essere la missione di questi prodotti da accompagnamento. Ecco, non c'è solo la giardiniera di Morgan, diciamo, per ogni componente della tua famiglia hai dato il nome di ogni componente della tua famiglia ad un prodotto particolare. Ma diciamo, cioè, che ci sono anche quei figli, esattamente, quei figli e tuo figlio. Esattamente, abbiamo, come dire, sviluppato poi una gamma, una specialità, una specializzazione nel produrre le giardiniere, e quindi abbiamo, visto che la prima giardiniera è stata la giardiniera di Morgan, è diventato, come dire, quasi obbligatorio coinvolgere tutta la famiglia, quindi abbiamo creato la giardiniera di Luciana, che come le mamme è una giardiniera, come dire, un po' più rotonda, meno spigolosa, tagliata a pezzettino piccolo come facevano le massaie una volta in casa, un po' più opulenta, un po' più importante. Tra l'altro una rivista importantissima del settore enogastronomico l'ha definita la giardiniera più buona d'Italia. Io dissento, lo dico sempre perché preferisco comunque la mia. Brava Luciana. Brava Luciana, assolutamente. Poi dopo Luciana abbiamo creato la giardiniera di Giada Maria, la nostra primogenita, e di conseguenza poi abbiamo fatto le giardiniere per Anna Paola e per Giovanni. Tutte le giardiniere, come dire, esprimono le caratteristiche o fisiche o caratteriali dei singoli per, come dire, dare un filo conduttore armonico. Certo, è una cosa bellissima. Ma la cosa bella, insomma, di questa azienda che hai messo in piedi
producendo questo tipo di prodotto, riguarda anche l'aspetto etico, l'aspetto del vivere nel posto di lavoro, no? Ma allora, io e Luciana crediamo fortemente che non si può fare non si possono produrre dei prodotti di eccellenza senza avere un posto di lavoro eccellente, che non vuol dire solo avere, come dire, i comfort o la musica o degli ambienti con molta luce, eccetera. Queste sono delle caratteristiche che fa star bene le persone in un posto di lavoro, ma c'è un tema di condivisione, c'è un tema di filo conduttore con tutte le persone coinvolte in questo progetto, perché ogni persona è un raggio importante di una ruota virtuosa che quindi, come dire, ognuno ha la sua importanza in questo meccanismo che abbiamo messo in piedi. Quindi lavorare bene, vivendo bene nel posto di lavoro, almeno per le ore in cui si è lì, e poi c'è anche, mi pare, un diciamo, aspetto che riguarda la sostenibilità, no? Ma allora, la sostenibilità è un tema oggigiorno piuttosto sentito, e quindi c'è un tema di sostenibilità, c'è un tema etico riguardo all'utilizzo di determinate materie prime. Stiamo cercando noi di togliere qualsiasi tipo di plastica nelle nostre confezioni, nei nostri imballi. Già che sia tutto in vetro. Allora, il vetro sicuramente, ma anche gli imballi secondari, tutto quello che serve per trasportare poi questi prodotti che sono fragili. Tra l'altro noi adesso stiamo lavorando su un formato per la ristorazione in una cellulosa, in un derivato del mais per sostituire il polipropilene, perché, come dire, va nella direzione di mantenere, di avere questa idea in tutta la nostra gamma di prodotti, e stiamo lavorando su questo. E vi fa onore questa cosa. E quindi siamo molto attenti a questo, e tutto quello che sarà il nostro sviluppo nel domani. Tra l'altro siamo in una fase dove stiamo rivedendo, riorganizzando i nostri spazi produttivi per lavorare ancora meglio e più lineari, più lean, che è una parola che adesso si usa molto, ma che per noi... A livello produttivo. Che, sì. Esatto, a livello produttivo. La filosofia della produzione. Esattamente, tra l'altro noi da diverso tempo stiamo applicando... una filosofia Kaizen all'interno dell'azienda, dove il continuo miglioramento, anche fatto di piccole, piccolissime cose, fa parte del nostro sistema. Allora, da cuoco anche imprenditore, questo aspetto mi piace. Beh, diciamo che il tema della... io, come dire, ho sempre fatto... sono sempre stato un piccolo imprenditore, cuoco, perché ho sempre avuto attività di ristorazione impropria da quando ero giovane, quindi ho sempre avuto, come dire, una responsabilità e una, come dire, e un'attenzione all'azienda in un certo modo. Ovvio che adesso ci siamo inventati un lavoro diverso, più strutturato, necessariamente dobbiamo organizzarlo in una maniera più fluida, più lineare, facendo molta attenzione a tantissimi dettagli che non sono solo produttivi, ma dagli approvvigionamenti delle materie prime, al modo in cui le processiamo e al modo in cui arriviamo in tutti i più bei negozi di specialità alimentari d'Italia. E anche nei ristoranti. E anche nei ristoranti, assolutamente, no, assolutamente. Noi lavoriamo prettamente nel dettaglio specializzato e nella ristorazione di qualità. Allora, Morgan, evviva la giardiniera di Morgan, perché è veramente un esempio bellissimo di cucina e imprenditoria assieme. Grazie. Grazie Morgan per essere stato con noi su room21.it. Ricordo il canale YouTube Blog Room 21 Web TV, Blog Room 21 su Facebook e anche su Instagram. Metteteci mi piace. Ciao a tutti. Ciao, croccanti saluti a tutti.